Non credo che avremo una seconda possibilità. Lo facciamo e salviamo il viaggiatore. Non lo facciamo e i Vex conquisteranno i nostri mondi. Comunque vadano le cose, non rimpiango nulla. Ok, l'occhio del guardiaporta è ancora carico. Raggiungiamo l'ingresso. Quindi, da come si è potuto abbastanza comprendere, siamo tornati su Destiny dopo mesi. E niente, l'ho ripreso perché c'avevo voglia. Non dico che adesso ricomincerò tutta la serie, vedo se ho voglia o meno, perché Destiny un po' mi annoia, non c'ho voglia più di tanto di giocarci, e c'ho tanti altri giochi belli da pubblicare e da fare. Novità, perché ce ne sono tantissime. Sono a livello 24, se non sbaglio. Un'armatura dovrebbe essere leggendaria? No, solo rara, mi sa. Rara? Non ricordo già più come funziona questo gioco. Allora, c'ho tutte le armature rare. Tutti i pezzi. Poi c'ho, allora, il veicolo, mi scordo, sì, mi dispiace, ma mi sono scordato anche come si chiama il veicolo. È tra i più veloci, non a pagamento dei soldi veri, non, perché ce n'è uno più veloce, ma se pagava col season pass di Destiny, che non ho. Quindi questo è uno dei più, è il secondo più veloce, più resistente, resistenza del 90% dei colpi. E ho cambiato, come avete visto prima, la navicella, anche quella è tra le più rare. Dovrebbe essere tipo la seconda più rara. E poi vi farò vedere più avanti. Adesso, quando riusciranno a distruggermi il veicolo, non penso sia una cosa per adesso. Ecco, magari ho provato troppo presto. Comunque dopo vi farò vedere le armi. Intanto già anche i nemici sono diversi dagli ultimi video. Però questi non vi so dire neanche più di tanto su di loro, perché si ritrovano soltanto in pochi assalti e durante assalti giornalieri e settimanali. Nelle altre missioni è proprio difficile trovarli. C'è tutti i nomi dell'antica Roma, tipo il legionario. Adesso non mi ricordo. Ecco, il legionario. E comunque, parlando delle armi, questo è un fucile semiautomatico. Dovrebbe essere il quarto più forte del gioco. L'ho modificato al massimo, quindi sto aspettando che me ne arrivano dei migliori. E poi ho un, non mi ricordo come si chiama, quelli che diffonde il plasma. Non mi ricordo. Comunque, come arma secondaria c'ho un'arma rara dell'avanguardia. Rara? La rara o leggendaria? Non mi ricordo. Non mi ricordo proprio un cazzo questo gioco. Mi sa che era meglio se non ricominciavo. Comunque, dell'avanguardia, quindi è una delle più forti, se non la più forte del suo tipo, del suo genere. Anche perché di quel genere, che mi spiace ma non ricordo come si chiama, non esistono armi esotiche, quindi dovrebbe essere proprio la più forte, anche se non è modificata al massimo. E poi c'ho il lanciarazzi esotico, che ho comprato da Xur qualche mese fa. E anche se ce ne sono di migliori, veramente ci stanno tipo uno o due modelli migliori di questo, continuo ad usarlo perché prima di tutto ci ho speso un botto de strane monete, secondo perché è modificato quasi al massimo. Strane monete, che mi pare ve l'ho spiegato l'altra volta, no? A che servivano le strane monete? Xur forse non vi ho spiegato mai. Xur è praticamente un venditore che si trova sulla torre durante il fine settimana e vende soltanto oggetti esotici. Esotici che vuol dire? Vuol dire che prima di tutto sei più forte del gioco, e secondo puoi usarli soltanto tipo tra le armi e tra le armature. Non puoi averci più di un oggetto esotico contemporaneamente tra le armi o tra le armature. Nel senso, io c'ho, o perlomeno è quello che vorrei avere, una dei bei guanti esotici e lanciarazzi esotico, come ce l'ho già adesso. Che se può fare, oddio, aspetta, momento intrippante. Vedi, dopo il gioco mi disconcentra pure, vedi? Dove siamo? Niente, niente esce. Se questo è il giardino nero, non si trova su nessuna mappa spazio-temporale nota. Ok, sono in una specie di stasi. Nessuno ti aveva chiesto niente, però grazie che me l'hai detto. Anzi, adesso comincio a averci pure paura che, secondo me, questi fra un po' mi fanno un assalto. Vabbè. Tra di ha delle armi esotiche. Comunque non puoi avere più di un oggetto esotico tra le armi o uno più oggetti esotici tra le armature. Quindi o un oggetto esotico tra le armi, un oggetto esotico tra le armature. Poi l'italiano è una lingua difficile per tutti e ma antisgamo proprio, eh. Mazzo, che bell'assalto antisgamo.
Cioè, cazzo, c'ho la mappa sopra, lo rivedo quando escono. Comunque non abbiamo perso l'abitudine a fare gli headshot, né prima né dopo. Cioè, né prima di questo periodo, né del più periodo, né prima di adesso, né poco prima quando combattevo gli altri nemici, proprio. Non l'ho persa, buono. Destiny fa gli headshot è fondamentale, soprattutto nella modalità multiplayer dove la salute dei giocatori è quasi infinita. Se non li prendi sulla testa, non li prendi. A differenza di Call of Duty. Call of Duty che si spari sulla caviglia con fucile buono è morto. Comunque questi sono i Vrex. Però i Vrex l'abbiamo già incontrati, no? Mi pare nel terzo video di Destiny. Quindi già sapete più o meno come funzionano. Sì, sono sicuro che abbiamo incontrato nel terzo episodio. Adesso mi è venuta proprio la sicurezza. Non ero sicuro, adesso lo sono. Solo che. Ok. Speriamo che non ci stanno altri nemici. Perché io le munizioni primarie le ho finite. Capito che questa è forte, quest'arma, però. Ecco. Preferirei non usarla. Capito che one shot agli avversari, ma. Diciamo che non sono molto pratico. Ok. Quanto mi stanno sulle palle questi qua. Questi che non riesco ad ammazzarli una volta sola perché si mettono lo scudo. Poi ci stanno di quella razza lì, dei Vrex. Ci stanno anche la versione dei Cecchino. È fortissima. La versione del Cecchino l'ho trovata. Anzi, la troveremo più avanti su Venere, su uno degli ultimi assalti prima della Volta di Vetro, che è la missione con la quale si finisce il gioco. O perlomeno la storia principale, senza DLC se finisci con l'assalto Volta di Vetro. Se mai ci arrivo, dovrei registrarlo. Non prometto niente, ma all'80% prometto di registrarlo. Penso che sì, da quello che mi hanno spoilerato online, tra poco ci sarebbe stato un panorama mozzafiato. Quindi preferirei che ve lo godeste in silenzio, senza io che dico cazzate. Quindi vi saluto già da adesso, quindi ciao! Hashtag quindi. C'è qualcosa di molto oscuro là sotto. Forse abbiamo trovato il cuore del giardino nero.